Buongiorno a tutti ragazzi, inizia il salottino dell'oro con Alessandro e Andrea, Amelio, per chi non lo sapesse, Per gli amici. per gli amici. Allora andiamo ad analizzare questo programma, praticamente consiste nell'analisi dei video che noi andiamo a fare, quindi a capire quali sono gli errori e quali sono poi invece le cose belle, le cose insomma, analizziamo il video nel suo contesto totale. Andremo ad analizzare non solo i nostri video, ma andremo a spiegare anche la tecnica che c'è dietro alcuni movimenti, approcci, sicurezza quando si va sui fiumi e sui torrenti, le cose più importanti che bisogna conoscere prima di approcciare questo hobby, che può nascondere anche dei rischi. E poi andremo ad analizzare anche attrezzature, le tecniche, i sistemi, a secondo del luogo dove ci troviamo. Quindi ogni fiume, ogni torrente, ci sono praticamente svariati sistemi per andare alla ricerca dell'oro, come ad esempio sui torrenti. Andiamo di crevicing piuttosto di andare a cercare sotto i sassi, è una cosa molto importante. E forse la più bella è quando si trova un nido. Questo nido noi in teoria nel penultimo video l'abbiamo trovato e ne andremo a parlare poi più avanti nel secondo video. Forse se riusciamo anche oggi, perché abbiamo fatto due video Dovremmo praticamente e riuscirci. non li abbiamo analizzati, quindi adesso andiamo ad analizzare il primo e partiamo, insomma. Bene, allora si parte con la prima puntata del salottino dell'orto. Cosa attacco? Attacco il video? Amo. Tutto improvvisato, ragazzi. Tutto Non è improvvisato. che noi facciamo i puntini. Andiamo così all'avventura, anche qua. Esattamente. Improvvisato. Siamo qui su un torrente sconosciuto. Ragazzi, saluto gli amici. Qui adesso però dobbiamo fermare il video perché chiaramente dobbiamo analizzarlo anche noi. Fermiamo il nostro. Certo, lo fermiamo, ma lo potete vedere anche qui. Quindi, Ah, noi possiamo noi non lo anche. vediamo, ma loro sì. Sì. Tutto Esatto. intero. Tutto intero. Ok, vabbè, allora guardiamocelo tutto intero. Ci sono due o tre punti da andare a commentare. Qui no, qui si sta facendo il lavoro, si va a guardare nelle fessure, crevici. Quando si va a scavare e bisogna andare a ravanare all'interno delle crepe, dei crevice, è proprio l'andare a ricercare all'interno delle crepe. E occhio dove mettete le dita. Sì. E infatti dopo di questo parleremo del buco che abbiamo visto sopra. Ecco, ad esempio qua ho detto una grande cazzata, perché in un torrente del genere fare della prospezione così superficiale anche di 20, di 20 centimetri, 30 centimetri. Non vale assolutamente niente perché in questi torrenti l'oro che è più pesante delle pagliuzze chiaramente e se ne va più a fondo e quindi va sempre a raggiungere la profondità in quei torrenti lì perché l'acqua si muove molto rapidamente, si smuove tutto, quindi sempre più l'acqua si smuove più è più loro a fondo. Quindi la prospezione si fa quando si raggiunge il bedrock, quando si raggiunge l'argilla. E allora puoi dire, sì, ho fatto prospezione, sono arrivato fino a fondo e non c'era un cazzo. Ecco, qua per esempio c'è da dire. Loro stanno utilizzando delle trappole grosse, io con la skipper sto utilizzando le trappole grosse, invece tu Alessandro stai utilizzando le trappole fini, quelle per le pagliuzze, come puoi vedere c'è soltanto una parte, ecco lì, sì. Se trovi la pepita ti deve andare bene che si ferma la prima parte, perché se poi va Esatto. sotto non si ferma più. Qui si vede la differenza delle trappole. Sì. Se c'è la pepita devi essere fortunato e si ferma.
Ah, qui stiamo arrivando a un punto molto commentabile. Qui sopra ci sono dei massi. Sì, questo qua è già l'hai commentato tu. Più che Sì, altro agli alberi. Dice che è roba vecchia. Andiamo a fare un test di volevo sicurezza. commentare quella bella buca che c'è tra poco, Sì, eccola eccola qua. qua. Eccola Qui siamo lì. Così. proprio all'avventura. Oh, ma che bel rischio che c'è. Sì, c'è un'altra immagine dove si vede proprio bene i sassoni sopra. Erano divise, ho inquadrato prima i Qui abbiamo sassoni. fatto qualche test. Vedi? Prima i sassoni e poi la buca. Allora, qua c'è da proprio da sbizzarrirsi. Ma perché cosa? Uno, per la pericolosità che c'è a scavare in quei posti così, sono 3-4 metri di agglomerato di sassoni di 1.000 kg l'uno, no? Almeno. Tenuti insieme dalla sabbiolina e magari qualche radice dell'albero che c'è sopra. Cioè lì rischi la vita per andare a cercare in un punto praticamente dove non c'è un cazzo. Un'espressione, ma perché non c'è niente? Perché nel tempo quella zona lì che si vede tutta la parete è un riporto alluvionale. I sassi sono tutti levigati e mischiati con la sabbia, non può essere un riporto glaciale. È un riporto alluvionale, quindi ciò vuol dire che il torrente, quando era in piena, ha portato il materiale fin sopra lì, chiaramente poi scavando verso sinistra, perché si vede che c'è la curva, c'è il bedrock, c'è la montagna, quindi è costretto a girare verso sinistra, quindi ha creato quell'ansa in un fiume in piena, in un torrente che immagino che bestialità che c'era lì, Sarà stato grande 10 volte tanto. mamma mia, e poi ha scavato su. Ha scavato questa montagna andando verso sinistra e ha lasciato libero questo spazio. Si è creata questa piccola ansa che abbiamo visto con sopra dei sassoni enormi. C'era qualche alberello e un po' di erbetta, quindi Tenuti lì così. non si so. Sì, siccome quello lì non è terra, quello è un riporto di sabbia, chiaramente non è che ti va a crescere i pini. C'era qualche alberello, insomma, no, ma quel riporto è veramente, veramente antico, a prescindere dagli alberelli. In un riporto alluvionale c'è da tenere presente la specifica del peso, dove è andato a fermarsi questo peso. Certamente non in riva al fiume con 8 metri di materiale riportato dalla stessa alluvione. Quindi loro piuttosto lo vai a cercare sopra, non dove si vanno a posare, e poi non è una concentrazione, Esatto, non c'è e non c'è concentrazione, concentrazione, è tutto sei lì. probabilmente a 1,5 metri, 2 metri dal bedrock, forse, e stai scavando con degli alberi che stanno per precipitare e dei Certo. massi che da un momento all'altro ti possono cadere giù e fidati che Ma non c'hai tempo di spostarti. qui è roba, praticamente roba da idioti. Sono idioti, idioti. Qui siamo proprio all'avventura. Guardate che roba, cioè ti casca una roba addosso, una frana Lì hai adesso. 40 metri cubi di terra che ti arrivano Guarda, addosso. Non ti trova più per nessuno. andare in un posto dove Qui non abbiamo c'è oro fatto in teoria, qualche non c'è, guarda che buco, ma come fai a scavare una roba? test. Si Sì, è quindi qualcuno è passato. impegnato, eh. Però noi ecco, beh, per esempio qua è il scopri punto scopri. dove stavamo parlando prima di questo Per me è un riporto po' alluvionale. Vedi che non preoccupante. ci sono alberoni, è tutto sabbia, tutto Cosa sabbia. fare quando sei in mezzo a un torrente ed è temporale? Esatto, abbiamo sentito due tuoni e siamo Sì, andati via, la tasca, però è un adesso vi cantiere. mostro dove dovevamo veramente controllare, Sì, lì che non dobbiamo abbiamo andare. controllato perché la giornata Domani è purtroppo sempre giù. è corta, per quando fai le prospezioni così all'avventura, una giornata è sempre corta, bisognerebbe stare via una settimana per Mica andare a controllare bene un po' qua ci sono le spine. tipo tutte le cose. Scendendo io qua a momenti ci lascio le penne, ci lascio i denti. A momenti, A praticamente momenti. c'eravamo quasi. Momenti, ci lasci i denti. Ecco. Ah, è qua, fra 10 secondi. Allora, qua ci sono
due cose importanti da dire. Vabbè, io Anzi, ti metto in pausa. sono due cose importanti da dire. Una è che bisogna stare sempre attenti dove si mettono i piedi, soprattutto se il masso se lo vedi bagnato, perché il torrente del fiume sale e scende magari nell'arco anche di una mezz'ora. E quindi il masso dove prima era asciutto si trova bagnato e poi lo vedi fuori dall'acqua, ma è sempre asciutto, è sempre bagnato comunque. E perché è scivoloso? Perché si formano delle alghette, sono queste alghe microscopiche che si formano su sasso e lo rendono scivoloso. E quindi, prima cosa importante, sempre stare attenti dove si mettono i piedi, soprattutto in dei torrenti così. Io lì ho cannato perché dovevo utilizzare gli stivali quelli lunghi. Quando si cammina nei torrenti così, bisogna utilizzare gli stivali lunghi ed entrare nell'acqua, perché dentro nell'acqua i sassi sono meno scivolosi. In questo caso avevo gli stivaletti corti, non volevo bagnarmi e ho rischiato il salto. E infatti, a momenti ci lascio i denti. Però c'è da dire un'altra cosa: quando è che si scivola? Quando è che il masso va a formare quelle alghe? Quando la corrente non è forte, ciò vuol dire che la pendenza è inferiore a determinati punti. Dove la pendenza è inferiore, è molto probabile che ci sia un riporto, è molto probabile dove il materiale si va a fermare. Ok? Quindi, se si trova un punto nel torrente dove è patinoso, vuol dire che l'acqua è leggermente, la corrente è È più più lenta, è stagnante. più esatta, e allora si va a fermare dal riporto. Infatti, se andiamo a vedere poi quando continuiamo la discesa, lui dice nel video: guarda cosa lasciamo. E in effetti lì era un punto molto interessante. C'è sempre a dire una cosa: che in questi contesti, anche se si trova un punto di riporto interessante, c'è da scavare almeno 1 metro, non è che si va a scavare 20 centimetri come si fa sull'Elbo, sul Ticino e cose varie. C'è sempre da scavare 1 metro se vuoi essere Sì, consapevole se c'è oro o se non c'è salvo oro. inondazioni dell'ultimo momento che hanno stravolto Delle tutto, e frane che si allora. ferma, certo, sul momento, però appunto, ripeto, con l'andare del tempo l'oro scende sempre, tende sempre a scendere sempre di più, perché le vibrazioni del fiume stesso con le piene fanno scivolare questo metallo prezioso, Bello e giallo. luccicante, fantastico. Sempre più a fondo, sempre più difficile per far entrare le nostre tasche. Quindi, comunque, il discorso è questo: bisogna andare a raggiungere il bedrock o perlomeno una parte argillosa dove si è fermato. Poi non fateci domande comunque a livello geologico, perché non siamo né geologi né gemmologi e né tuttologi. Noi Esatto. abbiamo la nostra esperienza aurifera alluvionale, ci siamo appassionati, quindi siamo qui a dare solo la nostra Esatto, opinione. diciamo che le basi per poter cercare l'oro, le basi di conoscenza, devono essere delle basi di fisica. Esatto. Quelle che conosciamo noi, insomma, se volete sapere i termini esatti, ci sono altre persone, sono molto più Potremmo anche bravi. dirli noi, naturalmente, perché qualcosina come il peso specifico, la velocità di flusso o Cioè, diciamo quant'altro, che noi siamo li più esperti possiamo sulla sicuramente. praticità, poi la Esatto. teoria la lasciamo agli altri. Quindi quello che abbiamo imparato oggi è questo. Andiamo avanti ad analizzare questo primo video che abbiamo fatto con Alessandro. Questo primo video, che è molto carino, e il secondo è ancora più carino, e il terzo sarà ancora più bello, vedrete. Quello Con due non me lo sei videocamere. riferito filmato. Io Quello qua non so sì. neanche come ho fatto a rimettere i bali, ho fatto pum pum pum, sono state 3 volte quella piena. Secondo me per un attimo hai lievitato. Porca va, un'ora di pausa. Veramente. Influisce. Guardate che massi che ci sono, cioè, dovevo andare con la palettina. E andare sotto quel masso lì, o. Io andrei con il mestolo. Ah. Eccolo lì. Faccio anche Aspetta, io. Alessandro, che lo rimettiamo.
È sempre bello appoggiare le mani sui rovi. Ecco qua, quando abbiamo effettuato poi la discesa, Alessandro ha guardato, l'avevo già vista anch'io, però volevo andare sopra, non abbiamo tempo per fare tutto. Quindi, ecco, Brava, cosa lasciamo? ferma qua. Allora, guardate che meraviglia questo riporto. Qui è sì dove si scivola, in più è dove inizia l'erbetta per la salita della montagna. Ok, quindi è lì praticamente è l'inizio del riporto alluvionale di che stavamo parlando prima, quel riportone alluvionale. Cosa ha fatto? Ha creato questa piana che bisogna fare comunque sempre 4-5 metri per raggiungerla da questo lato, e quindi lì c'è della terra, c'è dell'argilla, ok? Tutto quel materiale fine lì è tutto riporto, sarebbe da scavare, ma non 20 centimetri. Lì bisogna andare giù, togliere quei massi, andare giù, togliere quei massi e raggiungere o l'argilla o il bedrock. Come potete vedere, ci sono quei massi lì giganti. Adesso c'è da capire se quello è già il bedrock oppure no. Comunque, quello potrebbe essere una buona zona, ma scavando nella maniera giusta, perché se non si scava nella maniera giusta, l'oro lo lasci lì. Qui per scavare nella maniera giusta bisogna, olio di gomito, andare giù almeno 1 metro verso comunque Il l'inizio di vetro. quello che è anche il riporto alluvionale che sarebbe sulla destra, no? Verso le piante, sopra Esatto. salire poi su quel punto lì. Ecco, boh, per quanto riguarda questo video abbiamo analizzato alcune cose molto interessanti, spero che... E allora, siamo arrivati al secondo video. Purtroppo non abbiamo avuto tempo di sistemare un po' questo programma prima di questo tempo, quindi prima di oggi. E quindi analizziamo due video insieme. Facciamo un po' veloci perché sennò poi... È meglio abbondare. Do choose meglio che one. Sì, perché in teoria il programma sarebbe da dedicare a ogni video che noi andiamo a fare, quindi se domani usciamo, facciamo un'uscita, andiamo sull'Elo e poi faremo l'analisi, faremo il video che pubblicheremo su questo canale, Ticino Gold Digger, e poi faremo l'analisi su questo canale, sempre Ticino Gold Digger, e aspettiamo la vostra interazione, potete farci domande, potete fare commenti e noi andremo ad analizzare anche i vostri commenti sull'altro canale Salottino dell'Oro, non su questo canale di Single Digger. E in più, mai dire bigiotteria, sarà, io penso, il cavallo di battaglia del Salottino dell'Oro. Senza voler togliere niente a nessuno, non vogliamo sminuire nessuno, non vogliamo offendere nessuno, andiamo solo ad analizzare secondo il nostro punto di vista Esatto. quello che sono le cose da fare e da non fare secondo il nostro punto di vista, chiaramente. Poi ognuno ha la sua visione di quello che Siamo in un paese libero, siamo qui anche per giudicare ed essere giudicati, quindi... è. Quindi potete giudicarci quanto volete, mandateci a fanculo. Sì, dai, allora partiamo con questo. Partiamo con l'analisi del secondo video, che tra l'altro è stata un'uscita stupenda. Sì, bellissimo. Un posto fantastico, sembra di essere ai Jurassic È Park. vero. E via, partiamo. Play e mandiamo qui Però è molta il roba da nostro super sistemare. schermo. Beh, Comunque, una comunque questa cosa. è una prova, quindi Sì, vediamo. qua noi stavamo proprio analizzando nel video dove l'acqua aveva sfondato questo tratto. Qui prima era un riporto glaciale C'è anche coralli in e mezzo. il torrente Cervo in piena ha sfondato una Facciamo parte, adesso vediamo creando un intanto. canalone all'interno di questo riporto Dobbiamo glaciale, levare un fracco di scoperchiando terra praticamente qua. il Infatti, bedrock e tutto quello che c'è guarda sotto. che salto. Sì, fermo un attimo qua perché volevo fermarti col salto. Ecco, Stiamo guardando uno schermo che non esiste, però è lì a destra e qua a destra, quindi Penso. esatto. È così, devi Sì. immedesimarti. Comunque, ritornando al discorso di prima dello sfondamento, il torrente, praticamente il Cervo ha sfondato questo riporto glaciale creando un canale, però lasciando scoperto questo
questo cumulo, questo cucuzzo di bedrock. Lì è un punto molto interessante perché con l'alluvione, creando il canale, tutto il materiale è andato riversato nel torrente Cervo che si trova sulla destra praticamente, no? Sono quei 100 metri, mi pare, 200 Sì, metri di 200 canalone metri che a ha fatto e poi valle. si ributta nel Cervo. Quindi questo tratto qui è tutto il materiale che ha scavato in quel canale dove si vede affiorare il bedrock, la pirite, la calce viva, che sembra che c'è addirittura della calce. È un luogo fantastico, ma è stato tutto trasportato nel fiume. L'unico punto che potrebbe essersi fermato l'oro sono appunto nelle crepe, piuttosto che nei lati, piuttosto che dietro un affare del genere, perché non l'ha spostato neanche il fiume. Però c'è da dire che c'è quanto c'è da scavare. Anche qui non basta un giorno di prospezione, E di scavo. non basta. Perché sicuramente c'è da scavare 2 o 3 metri per togliere tutta quella roba lì e raggiungere la base di quel bedrock e valutare se c'è, ma sicuramente c'è, però Sicuramente sì. c'è da fermarsi perlomeno una settimana in tenda e fare, ecco, quello che è la differenza della prospezione su un fiume che può essere il Ticino o l'Elvo. È quello che è la prospezione sul torrente Cervo. La prospezione sul Ticino la fai in giornata perché se devi scavare 20 centimetri, la prospezione lì la fai in 20 giorni. Ecco, quello lì è il discorso. Con tanti punti di domanda, tra Per l'altro. questo, per questo, quando un cercatore inizia una buca e magari è lì a scavare e ha raggiunto quasi il punto strategico, quindi bedrock o argilla, arriva un altro cercatore, toglie gli ultimi 4 massi e gli frega l'oro che è rimasto. E questo non va bene, perché quel cercatore lì ci ha fatto una settimana, un mazzo così per togliere tutti quei sassi per arrivare fino in fondo. E questo è il discorso. Non è che il fiume non è di tutti, il fiume è di tutti, ma c'è anche un rispetto che deve essere portato tra cercatori. I cercatori veri rispettano questo. Quelli che invece vanno la domenica, come il Bigiotaro, per esempio, che vanno la domenica, trovano già le buche fatte e vanno a farsi Il loro raccoltino il loro senza sapere raccoltino. Questo neanche è se sbagliato. troveranno qualcosa, tra No, l'altro. questo è sbagliato. Se io ho sempre cercato in punti dove nessuno ha mai cercato, perché prima di tutto è la strategia perfetta, perché se vai già in un punto dove tante persone hanno cercato, cioè, devi andare a ritrovare il posto. Anche il pescatore, se vai dove vanno tutti non peschi niente, devi andarti a cercare il posto, quindi non il posto degli altri, il posto tuo. È anche più bello È ritrovare certo, ma sì, con le assolutamente, proprie forze. ma è anche più facile portare. Trovare, cioè, quindi praticamente saremmo dovuti andare a scavare 4 giorni, siamo andati avanti, abbiamo trovato invece un posticino molto interessante poi, ed eccolo qui. Questo qua non è altro che un nido, e noi chiaramente l'abbiamo individuato, solo che, come abbiamo detto prima, per andare a vedere c'è da scavare un paio di giorni. Ad andare a fondo nel centro, a raggiungere quello che è la base di questa conca, ok? Per questo motivo, sapendo che ci impieghiamo 3 giorni, 4 giorni, abbiamo lasciato stare, siamo scesi leggermente più in giù a fare lo scavo, cercando di trovare un punto dove potessimo raggiungere il bedrock più velocemente. Ok, infatti su 10 secchi che abbiamo fatto, abbiamo trovato in quel punto lì, in questo video si vede delle scaglie, che una scaglia dovrebbe essere una scheggia, un qualcosa di un gioiello, insomma. E invece poi abbiamo trovato una microbita, un sassolino, che quello è indice che quello lì è il punto giusto. Però noi abbiamo scavato sotto giusto per passarci la giornata, perché potevamo scavare con più probabilità di trovare qualcosa, qualche indizio. L'indizio l'abbiamo trovato. Se noi dovessimo andare lì e passare una settimana a scavare
tutta quella sabbia fino a raggiungere sotto, lì c'è l'ira di Dio. Troveremo delle belle sorprese. Andate se siete della zona, se conoscete, non diciamo il posto, ma qualcuno magari sicuramente l'ha individuato. Secondo me, a scavare e tirare via tutta quella sabbia che c'è lì e raggiungere il fondo, andiamo a trovare delle belle cose. Questo è. È un peccato non averlo sotto casa, Sì, mancherò. certo. Assolutamente. Qui ho detto che era testato, Sì. probabilmente non lo era, probabilmente si è spaccato con una frana, con una roccia che è franata Ma no, è sotto. molto probabile che sia anche stato testato perché tanta gente va di crazy. Sì. Quindi, sai, quelle insenature lì, se sono ricoperte bene di muschio, può darsi di no, ma se vedi già che il muschio si sta riformando nella crepa, vuol dire che qualcuno l'ha tolto, perché altrimenti quello è veramente un posto fantastico. Io ci metterei la firma che dentro quel nido lì si trova qualcosa sotto, ci metterei la Penso firma, proprio di sì. che poi noi abbiamo trovato. Noi abbiamo trovato nel punto Basso, più poi tra basso. l'altro. Saremmo dovuti salire, probabilmente c'erano 2 metri di terra da spostare, di sabbia, anche di sabbia. Che a prima vista qualcuno potrebbe, anch'io ho pensato, ma perché scavare qui pieno di sabbia? Potrebbe essere un riporto successivo quello lì di sabbia, che è andato a coprire un riporto più pesante. Certo, ma ci sta. E il discorso è proprio questo. Il discorso è proprio questo, quando c'è la piena, tutto si muove là dentro, è come un mulinello che la roba pesante la manda sempre più a fondo. Chiaramente scendendo la piena, quello che viene riportato è leggero, quindi va a coprire di sabbietta, ma è una cosa normale questa, soprattutto in un nido. Quando invece si tratta di un riporto di un'assa che crea la punta, allora lì il materiale si ferma leggermente in basso e la sabbietta si ferma leggermente in alto. Okay? Quindi questi sono tutti i segretini che uno dovrebbe guardare e ascoltare per capire dov'è la concentrazione maggiore del riporto. Non è detto che dopo sotto la sabbia non ci sia un altro riporto, perché molte volte le piene, anzi spesso, quasi sempre sono differenti, quindi a volte si ferma a un livello e a volte si ferma in un altro livello, sempre se la punta e la curva non viene diversa. Quindi se viene coltivata e quindi se viene spianata in maniera adeguata, il riporto alluvionale a secondo della piena avrà dei suoi livelli. Quindi può darsi che in una piena precedente, se non è stato controllato nella seconda piena, la sabbietta è andata a ricoprire quello che era il riporto precedente. Okay? Qui si tratta poi di avere fortuna e trovare delle punte vergini. In questo caso vai a tirare su l'ira di Dio, 4, 5, 6 grammi al giorno. 7 grammi al giorno, noi facevamo sul Ticino, avevamo trovato una punta dove praticamente era vergine e c'era 14-15 secchi, facevamo 5-6 grammi. Stiamo parlando di tanta roba, bellissimo. C'è da andarle a cercare queste punte qua. C'è da andarle a cercare, esistono, ci sono. Chiaramente non sotto al ponte vicino dove arrivi con la macchina, però ci sono. Buone. Abbiamo terminato per oggi. Nel salottino abbiamo intenzione di proporvi anche uno spazio. Potrete utilizzare Facebook, i commenti per porre tutte le domande che volete. Per chi è più esperto, per chi è meno esperto, per chi vuole andare anche a commentare quello che stiamo commentando noi stessi. Noi stiamo creando questo salottino proprio per unire ancora di più le persone che amano questo hobby. Quindi non abbiate paura, noi ci stiamo mettendo in faccia, metteteci tutte le scritte che volete e le commentiamo tutti insieme. Certo, assolutamente, grande. Qui il discorso è semplice, mettiamo a vostra disposizione la nostra esperienza che non è poca, sono anni che praticamente si pratica questo hobby, La tua non è poca. questo mestiere. Io ho conosciuto persone che lo fanno anche per vivere. E adesso credo che siano sempre di più, con il prezzo dell'oro che è salito alle stelle, sicuramente qualcuno ha il pensierino di farsi 50 euro in più a fine settimana, quindi
discorso è un hobby, sì, è un hobby per chi c'è i soldi, invece per chi non ce li ha potrebbe anche essere un mestiere, insomma, e comunque è un'arte, soprattutto c'è tanto da imparare, quindi non è che tu vai a Fiume, raccogli i secchielli e tiri fuori il grammetto d'oro, c'è tanto da imparare e noi siamo qui per aiutarvi. Esatto, grazie per averci ascoltati in questa prima puntata del Salottino dell'Oro. Vi aspettiamo nella prossima. Naturalmente, se non siete già iscritti, fatelo, attivate le notifiche, mettiamo il campanellino qui gigante e seguiteci Sì, perché più sarete, più noi saremo invogliati a. e soprattutto ricordate che le vostre domande saranno pubblicate sulla pagina di Salottino dell'Oro. Il Salottino Sulla dell'Oro. pagina del Salottino dell'Oro, naturalmente tutti i video saranno pubblicati anche su Facebook, sul canale ufficiale Ticino Gold Diggers. E mai dire bigiotteria, anche quello, iscrivetevi al Salottino Iscrivetevi al Mai dell'Oro. Dire Bigiotteria, ve lo mandiamo Al Salottino perché non dell'Oro. vediamo l'ora di cominciare a commentare i video e trovare i super fake in giro per la rete. Esatto. Ciao ragazzi! Grazie.